Cittadini che nascono con un debito. Intanto vorrei capire come ci siamo indebitati così fino ad oggi. Beh, diciamo un paio di dati complessivi. Attualmente il debito sul pianeta è pari a 200 mila miliardi di dollari. 44 mila miliardi è il cosiddetto debito pubblico, cioè il debito degli stati. 152-154 mila miliardi è il debito delle famiglie e delle imprese. Ora, 200 mila miliardi di dollari è 3 volte il PIL del pianeta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se seguissimo le teorie dell'economia classica, noi dovremmo dire che il pianeta Terra è in fallimento. Perché? Perché ha un debito che è 3 volte la sua capacità di produrre ricchezza. Eppure, con qualche affanno, il pianeta Terra continua a esistere. Quindi c'è qualcosa sul debito che non ci raccontano nella maniera adeguata. L'altro elemento è che se io avessi un debito di 5.000 euro sarei preoccupato. Perché? Perché con le scarse risorse che ho, le ancora sufficienti energie che ho, in qualche modo potrei pagarlo. Se io avessi un debito di 500.000 euro, sarei molto più rilassato dal punto di vista psicologico, perché se anche arrivassero con i carri armati, io non potrei mai pagare quella cifra. Noi tutti in Italia, per esempio, siamo in questa seconda condizione, cioè siamo con un debito che è impagabile. E tuttavia ci comportiamo come se fossimo nella prima condizione, cioè come se questo debito potesse essere pagato. In Italia il debito è di 2.230 miliardi, pari al 132% del PIL, quindi è uno dei debiti più alti in senso assoluto tra gli stati, e tutti ci raccontano che questo debito è dovuto, diciamo, al fatto che abbiamo sperperato, al fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Ma se uno va a guardare i dati, scopre delle cose molto più semplici. Intanto, complessivamente, la cosa che è importante sapere è che questo debito non verrà mai pagato, sia quello dell'Italia sia quello complessivo del pianeta. Da una parte perché quantitativamente è impagabile, come abbiamo detto con le cifre sopra indicate, dall'altra perché gli stessi creditori non sono interessati al pagamento del debito. Per dirla con una battuta, l'usuraio nella sua vita teme due cose: la morte del debitore e il saldo del debito. Perché? Perché in entrambi i casi perde un'entrata sicura periodica, che sono il pagamento degli interessi, e dall'altra la possibilità di poter assoggettare il debitore, cioè utilizzarne i beni, utilizzarne il tempo, le energie, soprattutto fargli fare le scelte che vuole. Quindi i creditori non hanno nessun interesse al saldo del debito, gli interessa che rimanga attiva la catena del debito e il pagamento degli interessi. Noi in Italia, per esempio, paghiamo tra gli 80 e i 90 miliardi di euro l'anno di interessi sul debito. È la terza cifra del PIL dopo la previdenza e la sanità. Quindi ogni anno a gennaio, in questi giorni, 90 miliardi se ne vanno semplicemente per pagare gli interessi sul debito. Ma da dove arriva il debito italiano? Se facciamo un passo indietro e andiamo a vedere dal 1960 ad oggi, scopriamo che dal 1960 al 1981 il rapporto debito-PIL del nostro paese è stato sotto il 60%, che è la cifra che i burocrati di Bruxelles considerano adeguata per definire un'economia sana. Premetto che qualsiasi cifra dicono gli economisti mainstream sono cifre buttate lì, cioè non hanno alcuna rilevanza scientifica, però teniamole buone perché loro dicono un paese sano se ha un rapporto debito-PIL inferiore al 60%. Allora, dal 1960 al 1981 l'Italia ha avuto un rapporto debito-PIL che non ha mai superato il 58%. Dall'81 al 92 questo rapporto è passato dal 58% al 120%. Che è successo in quegli anni? Nell'81 in particolare è avvenuto un divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Che cosa vuol dire questa cosa? Nell'81, tra l'altro per chi ha in mente la fine della democrazia, l'esproprio della democrazia, vorrei far notare che questa indipendenza dalla Banca d'Italia e dal Ministero del Tesoro è stata decisa con due lettere, cioè il governatore della Banca d'Italia ha scritto al ministro del Tesoro dicendo:
Cosa ne pensi se da domani la Banca d'Italia diventa indipendente? Il ministro del Tesoro ha scritto una lettera alla Banca d'Italia dicendo: benissimo, da domani la Banca d'Italia è indipendente. Cioè non c'è stata nemmeno una ratifica del Parlamento di un atto che ha modificato sostanzialmente la conduzione, diciamo, dell'economia di un paese. Perché questo atto ha modificato profondamente l'economia del paese? Perché fino ad allora, quando lo Stato emetteva titoli per potersi finanziare, la Banca d'Italia faceva da paracadute, cioè lo Stato emetteva 100 titoli, la Banca d'Italia diceva: quelli che non vendi te li compro io a un tasso di interesse prefissato basso. Quindi lo Stato poteva emettere titoli a basso tasso di interesse, perché se anche nessuno li comprava, la Banca d'Italia li avrebbe comprati tutti. Dal giorno dopo l'indipendenza, la Banca Centrale non effettua più questo ruolo di paracadute e quindi lo Stato italiano, quando emette 100 titoli di Stato, ha bisogno che tutti li comprino. Per poterli rendere allettanti, deve innalzare i tassi di interesse. Da quel momento lo Stato italiano ha emesso titoli al 5, 8, 10, 12, fino al 20%, e questo ha comportato l'innalzamento automatico del debito pubblico. Quello è stato l'elemento che ha fatto esplodere il debito pubblico in Italia, rispetto al quale tutte le narrazioni che ci raccontano oggi sono menzogne, consapevoli o inconsapevoli, che vengono raccontate per soggiogare sostanzialmente la popolazione. Prendiamo alcuni dati. Il bilancio italiano dal 1990 ad oggi si è chiuso in attivo tutti gli anni, tranne nel 2009 che si è chiuso con un meno 1,1%. Quindi il bilancio italiano è sempre positivo dal 90 al 2017 e tuttavia lo Stato italiano peggiora i suoi conti economici. Perché? Perché ogni anno deve pagare gli interessi sul debito e quindi il saldo diventa negativo e in più lo Stato, per poter pagare gli interessi, si indebita ulteriormente. Tanto per capirci, quando io sento al telegiornale che qualcuno esulta perché le previsioni del PIL dallo 0,8 passano allo 0,9 o dall'1,1 passano all'1,2, mi viene da ridere. Perché con il meccanismo del debito, perché il nostro Stato l'anno prossimo sia meno indebitato di quest'anno, il PIL dovrebbe essere come minimo positivo al livello del 3,8-4%. Siccome nei prossimi tre secoli non sarà mai così, allora bisogna decidere se si prosegue con questo modello che ogni anno restringe il nodo scorsoio intorno agli italiani, oppure semplicemente prendiamo atto, uno, che il debito l'abbiamo già pagato. Tanto per capirci, noi abbiamo un debito di 2.200 miliardi sul quale abbiamo già pagato 3.300 miliardi di interessi e continuiamo ad avere un debito di 2.200 miliardi. Secondo, o prendiamo atto del fatto che gli italiani che pagano le tasse, questo è un altro dei problemi di questo paese, però quelli che pagano le tasse dal 90 ad oggi hanno versato allo Stato italiano 700 miliardi in più di quello che hanno ricevuto sotto forma di beni e di servizi. Allora, se anche uno dicesse il debito c'è, io dico il debito l'abbiamo già pagato, perché abbiamo pagato 3.300 miliardi di interessi su un debito che continua a essere 2.200 miliardi e perché chi di noi paga le tasse ha dato 700 miliardi in più di quello che ha ricevuto. Dopodiché io sono per dire, andiamo a vedere cosa c'è dentro questo debito, cioè con chi l'abbiamo contratto, per quali finalità l'abbiamo contratto, sono finalità che rispondono all'interesse generale o che rispondono all'interesse particolare, per capire quali debiti vanno onorati e quali debiti invece vanno annullati. E questa è la strada che va intrapresa in questa direzione, sapendo che la narrazione che ci stanno raccontando ovviamente ha delle finalità ideologiche molto precise. Faccio un esempio sugli enti locali. In questi ultimi 15 anni, quasi tutta la crisi, o meglio, quasi tutte le misure cosiddette per superare la crisi, sono state scaricate sugli enti locali e sui comuni. I comuni, non so quanti lo sanno, la quota comunale che concorre alla creazione del debito pubblico è pari all'1,8%.
Cioè, stante 100 il debito pubblico nazionale, i comuni hanno come, tra virgolette, colpa l'1,8%. Stante 100 la spesa pubblica nazionale, i comuni spendono il 7,8%. Eppure la gran parte delle misure che è stata messa in campo è stata indirizzata a scaricare sui comuni le cosiddette misure per superare la crisi. Anche qui basta un dato. Dal 2010 al 2016 i comuni hanno aumentato l'imposizione fiscale, quindi le tasse comunali, di 7,8 miliardi. Nonostante questo, oggi i comuni hanno 5,8 miliardi in meno di quello che avevano nel 2010. Perché? Perché lo Stato ha prelevato attraverso il patto di stabilità, tagli, riduzione dei trasferimenti, spending review, ha prelevato 11 miliardi. Cioè, in pratica, noi dal 2010 al 2016 abbiamo pagato 7-8 miliardi in più agli enti locali, non per avere servizi migliori, ma perché questi soldi servissero poi al cosiddetto risanamento dei conti nazionali, che continuano a essere risanati perché il debito continua a salire. Allora è chiaro che c'è dietro una trappola ideologica. Come si supera questa trappola ideologica? Si supera mettendo in discussione la cosiddetta narrazione del debito, cioè dicendo che il debito è un problema, ma non è il problema, e che se il debito è pubblico, allora tutti i cittadini devono conoscere come è nato, per quali finalità è stato contratto, e decidere se è un debito che va riconosciuto o non va riconosciuto. Per esempio, sul 100% del debito pubblico nazionale, quello che sostanzialmente è in mano alle cosiddette famiglie è circa il 6%. Tutto il resto è in mano a fondi di investimento, compagnie di assicurazioni, banche, soggetti finanziari, che sono esattamente quelli che hanno provocato la crisi e con i quali noi continuiamo a essere indebitati. Allora io pongo la domanda: se questi soggetti hanno creato la crisi, è possibile che noi dobbiamo ancora sentirci in debito verso questi soggetti? Però io faccio un passo indietro, io sarei per il ripudio del debito, ma faccio un passo indietro. Io dico: bene, prendiamo debito per debito, analizziamolo e decidiamo collettivamente quali sono i debiti da saldare e quali sono i debiti che o abbiamo già pagato o non vanno saldati perché non rispondono agli interessi generali della popolazione. Che è una cosa che si fa da millenni, perché quando si dice annulliamo il debito sembra di dire un'eresia o un tabù. Io nel mio libro ho fatto una ricostruzione storica. Il primo annullamento del debito di cui si è a conoscenza è del 2400 avanti Cristo. Il regno di Hammurabi in 15 anni ha fatto 4 annullamenti del debito. La storia è stracolma di annullamenti del debito. La stessa Germania, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva un rapporto debito-PIL che era del 573%. Cioè una cosa folle. Come ha fatto diventare la Grande Germania? Semplicemente ha detto: non lo posso pagare. E siccome dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era la necessità di ricostruire l'Europa, c'era anche la necessità da parte dell'Occidente di una Germania forte perché c'era il confronto est-ovest, che cosa hanno fatto? Nel 1952 hanno fatto una bella conferenza a Berlino dove i creditori, prima di sedersi al tavolo, come atto di magnanimità, hanno detto: il debito della Germania è dimezzato. Durante la riunione l'hanno dimezzato ulteriormente, quindi l'hanno ridotto a un quarto, e prima di salutarsi hanno detto: quel quarto che la Germania deve ancora pagare lo può pagare in 50 anni. L'ultima rata la Germania l'ha pagata 3 anni fa. Quindi l'idea che si possano annullare i debiti o si possano ridurre drasticamente non è un'invenzione di qualche velleitario rivoluzionario, ma è stracolma la storia di stati e di paesi e di situazioni in cui si è proceduto all'annullamento dei debiti. Del resto